Ciao a tutti, io sono Valery e bentornati in un altro video. Prima di iniziare, come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social network, anche quella della mia affiliazione Amazon, dove se comprate e là io riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza cincischiare oltre, direi di cominciare. Il motivo per cui mi vedete con occhiali, orecchie da volpe e in condizioni pazzesche, non in senso positivo, è che sono tornata ieri notte da Milano, ho preso giù al deposito i pacchi che mi erano arrivati, adesso li faccio vedere. Eccoli qua, e per portarmi avanti sono stati aperti ma non guardati. E di conseguenza volevo registrarvi questo video il prima possibile, quindi sono struccata, probabilmente ho anche una faccia orrida, ma voi non ci fate caso. Allora, i pacchi arrivano tutti quanti da casa editrice, tranne uno, quello in fondo, che è un pacco di libraccio che ho comprato io. Direi di partire dal primo e vado in ordine completamente casuale. Ed il primo che prendo è questo qua, che dovrebbe arrivare da Sperling, credo. Adesso vediamo. Dunque, il primo pacco si arriva da Sperling ed è Stephen King con l'Istituto. Questa qua è la nuova uscita di King, ha un po' le vibes alla Stranger Things. Nel caso in cui non sappiate le trame, ve le lascio giù nell'info box tutte quante. E devo ammettere di aver sentito cose abbastanza positive di questo libro, ma non mi sono informata troppo, vi faccio vedere intanto il sottocoperta, perché come sempre non mi piace informarmi molto a fondo per quanto riguarda i libri che vado a leggere. Comunque questo qua è un libro mattoncino perché è bello grosso, credo che siano più o meno 700 pagine, e data l'ambientazione un po' particolare, no non è vero, sono 550 più o meno, 560, in ogni caso data l'ambientazione un po' particolare questo qua lo leggerò per ottobre, quindi Halloween. Tra l'altro questo video voi lo starete vedendo ad ottobre, io però lo sto girando il 30 di settembre, che praticamente è ottobre, ma va bene. Andiamo avanti con il secondo pacco, anche questo l'ho aperto, e questo qui forse arriva dal Castoro, adesso vediamo. Ed il libro, sì, il libro è Il silenzio dell'acqua di Louise O'Neill. Questo libro è edito da Hotspot, il Castoro, ed è la versione italiana in uscita il 3 di ottobre di The Surface Breaks. È un retelling della Sirenetta, non so nient'altro, però ho sbirciato qualcosa, qua c'è la scheda di presentazione che poi leggerò io, ho sbirciato qualcosa del libro quando è arrivata Francesca, fatto così e poi dentro così, cosa che credo sia molto carina. Di The Surface Breaks ne parlano tutti quanti bene, quindi ho aspettative piuttosto alte su questo libro, che comunque non è grandissimo, è abbastanza piccolino, è scritto anche abbastanza grande, quindi molto probabilmente lo leggerò in una seduta sola o in one sitting, insomma come volete dire. Questo qua lo leggerò la prima settimana di ottobre, tenete d'occhio il mio profilo Instagram perché là uscirà poi la recensione sia di questo che dell'Istituto di King. Andiamo avanti con un altro pacco, questo qua arriva da Mondadori e copre perché c'è una piccola parte del mio indirizzo. Allora, questo libro, come altri, in particolar modo Hyperion e Luna, sempre provenienti dall'Oscar Vault, ha fatto il giro d'Italia prima di arrivarmi, però Alfo ce l'abbiamo fatta perché è arrivato, ed è un libro che stavo aspettando, vale a dire la graphic novel di Città di Ossa, Shadowhunters, TMI di Cassandra Clare. Questo fumetto è il primo volume e a quanto ho capito contiene la versione inglese del primo e del secondo volume della graphic novel. I disegni sono quelli di Cassandra Jean, che è la stessa disegnatrice che ha illustrato il mondo di Shadowhunters, oddio, questo qua. Ecco, storia di illustri Shadowhunters e abitanti del mondo dei nascosti. Io ho la prima edizione, da pochissimo è uscita la nuova per l'Oscar Vault, sempre se non sbaglio. Comunque è la stessa disegnatrice e infatti le tavole sono chiaramente dello stesso tratto. Vi faccio vedere qualcosa, non ho paura né di spoilerare a me né di spoilerare particolarmente a voi, perché Città di Ossa è il primo libro della serie di The Mortal Instruments di Cassandra Clare, Shadowhunters, lo conoscono tutti, è uscito da anni, quindi non c'è granché di nuovo. Qua c'è un bigliettino,
Grazie Alfo, sono sempre molto carini quelli dell'Oscar Volto, quando mandano libri lasciano sempre dei bigliettini. Poi qua c'è un'illustrazione a colori, in realtà forse più di una, sì, ce ne sono parecchie. Comunque questo libro è gigantesco, o meglio libro, è un fumetto, ed è gigantesco perché a confronto con, non lo so, prendiamo uno Shadowhunters, che è un Mondadori semplice, è tipo enorme ed è anche abbastanza grosso, cioè grosso quanto un libro. Il prezzo, io mi scordo sempre di dirvi i prezzi, perdonatemi, il prezzo di questo è di 24 euro. Io i prezzi non vi dico semplicemente perché me li scordo, però comunque giù nell'info box trovate sempre il link ad Amazon dove c'è scritto il prezzo per intero ed è il prezzo scontato del 15% canonico per Amazon. In ogni caso, questa qua adesso, non appena finisco di girare il video, la vado a leggere, perché Jace, cioè, è solo un unico motivo per me, Jace. Andiamo avanti, ultimo pacco, è questo qua che arriva da libraccio. Mi devo anche muovere perché, come al solito, sono una pessima booktuber e lascio la macchina fotografica sempre praticamente scarica. Avevo un buono che mi è arrivato perché ho venduto dei libri e sono 4 libri, dovevano essere 5, doveva esserci uno di Agatha Christie, ma non è stato reperibile. Comunque, il primo libro che vedo che è usato è Il mondo sommerso di J.G. Ballard. È lo stesso autore di Il condominio, che avevo comprato qualche mese fa e che ancora non ho letto. Fatto sta che questo libro è usato ed è nuovo, vi giuro, nuovo, però è usato, conferma l'etichetta, va bene, sono contentissima. Poi a me le edizioni della Feltrinelli piacciono sempre tanto perché sono piccole e contenute, quindi sono contenta. E come al solito giù la trama. Andiamo avanti, perché questa volta ho comprato un libro nuovo, sempre nello stesso ordine libraccio, vale a dire La corte di nebbia e furia di Sarah J. Maas, cioè Akomaf. Se notate qua dei buchi è perché la mia edizione di Nevermind è ancora nello zaino, appunto sono tornata da Milano. In ogni caso, questo qua è il secondo volume della serie di Akotar, il cui primo è La corte di rose e spine. Io avevo letto il primo, ce l'ho sia in inglese che in italiano, la trilogia, e questo qua mi mancava, quindi adesso ce l'ho e sono molto contenta. L'ho già letto comunque. Poi, continuiamo con un altro libro nuovo. Mi è caduto la scatola con i libri dentro, vabbè. Continuiamo con il penultimo libro, che è una conclusione e continuazione di serie, vale a dire L'Accademia del Bene e del Male, prima che sia per sempre, di Soman Shinani. Questo è il quinto libro della serie dell'Accademia del Bene e del Male, che è una serie middle grade, secondo me, completamente o quasi completamente sconosciuta e parecchio sottovalutata, però è bellissima, perché pur essendo per lettori giovani, comunque ha un particolare fascino, secondo me, anche per lettori adulti. Quindi per me è super consigliata. Questa edizione, poi vabbè, tutte le cover sono bellissime, ma questa edizione in particolare, perché me la sono fatta spoilerare da un'altra mia amica, questa ha le illustrazioni così, e poi dentro, oltre ad avere le illustrazioni come praticamente tutti i libri dell'Accademia del Bene e del Male, ha anche delle pagine tutte decorate, tipo così, per distinguere tra parte prima, parte seconda, eccetera. È uscito in sordina questo libro, praticamente nessuno ne ha parlato, io a quanto pare sono l'unica al mondo che lo legge, però fidatevi, è una serie molto bella e molto valida. Vabbè, oggi mi cadono tutti i libri. Ultimissimo libro del pacco libraccio è un libro che mi sono fatta consigliare da Alessandro, un mio amico di cui tra l'altro parlo spesso su Instagram, ed è L'uomo in fuga di Stephen King. Questo qua è un libro che ricorda anche vari distopici, come ad esempio Hunger Games, Battle Royale, quindi essendo io una fan dei survival games e dei libri che riguardano la sopravvivenza e appunto libri di survival games, questo qua mi sembrava adatto, quindi quando lui mi ha descritto la trama mi sono incuriosita, ho drizzato le mie orecchie da volpe e quindi ho deciso di prenderlo. Anche questo qua è nuovo, quindi l'unico dei 4 libri libraccio che ho preso usato era quello di Ballard. Però va bene così perché tanto avevo un buono, non ho pagato, eccetera, eccetera. Quindi il mio unboxing è finito, il mio cuore piange perché ho ancora tutti i libri a terra ed è il motivo per cui non ve li sto sollevando in questo momento.
Però fatemi sapere se avete letto qualcosa di quello che vi ho mostrato e in tal caso le vostre opinioni. Se invece non avete letto nulla, fatemi sapere se qualcosa vi incuriosisce e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!